tutti da Sonia e bentornati su Speziata. Oggi vi propongo una ricetta molto sfiziosa per cucinare i gamberoni, ideale per le occasioni importanti, magari anche le festività natalizie. Preparo i gamberoni gratinati con pane profumato alle erbe, ma vediamo subito la grafica degli ingredienti. Per 4 porzioni ci occorrono 800 g di gamberoni, 70 g di pane raffermo, pane in cassetta, 25 g di pan grattato, un cucchiaio di formaggio grattugiato, grana o parmigiano, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. E per profumare un mazzetto di erbette fresche composto da rosmarino, prezzemolo, timo e aneto e pochissimo aglio. Cominciamo a preparare il pane profumato, quindi con l'aiuto di un robot da cucina triteremo il tutto. Aggiungiamo il pane raffermo, anzi il pane in cassetta, il pan grattato e le erbette che andremo a sfogliare. Quindi prezzemolo, il timo, qualche ago di rosmarino, un pochino di aneto e un pezzetto d'aglio. Quindi azioniamo il robot fino a tritare il tutto. Una volta ottenuto un bel trito, aggiungiamo il formaggio, una generosa macinata di pepe, azioniamo nuovamente il robot ed uniamo infine l'olio necessario ad ottenere un composto umido. Il pane dovrà risultare piuttosto umido ma non appiccicoso. Quindi mettiamo da parte il pane e prepariamo i gamberoni. I gamberoni andranno sgusciati lasciando la testa e la coda. È un'operazione da fare con delicatezza, altrimenti rischiamo di staccare la testa. In seguito andrà loro tolto il budellino, che è amaro e ricco di sabbia. Una volta che abbiamo terminato di sgusciare tutti i gamberi, li possiamo sistemare in una teglia che avremo rivestito con della carta forno. Si possono gratinare sia interi, lasciandoli così e ricoprendoli poi con il pane profumato, oppure aprendoli a metà. In questo caso tagliamo il gambero a metà senza però dividerlo. Quindi lo poniamo su un tagliere e con un coltellino affondiamo la lama senza arrivare fino alla fine. Procediamo così per tutti gli altri gamberi. A questo punto condiamo con sale e pepe i gamberi. Dopodiché cospargiamo la teglia con un po' del composto di pane profumato. Vi disponiamo sopra i gamberi. E li ricopriamo con il resto del pane, lasciando però libere sia la testa che la coda. Irroriamo con un filo d'olio extravergine d'oliva e cuociamo in forno a 190 gradi per 7-8 minuti. È consigliabile utilizzare la modalità grill in modo da ottenere una crosticina bella dorata e tra l'altro anche in poco tempo, evitando così di seccare troppo i gamberi. Una volta che i gamberoni saranno ben gratinati, li togliamo dal forno e li serviamo ben caldi. Magari li accompagniamo con un bel contorno fresco come potrebbe essere un'insalatina mista o un pinzimone di verdure. Possiamo preparare in anticipo i gamberoni e gratinarli poi al momento del servizio. È un secondo piatto che consiglio quando si hanno ospiti e si vuole godere della loro compagnia. Condividete questa ricetta se vi è piaciuta e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto da Sonia e seguite i miei prossimi video.